Bentrovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. Emergenza, aggressione al personale sanitario del Policlinico di Foggia. I medici pugliesi ufficializzano durante il vertice di oggi in prefettura la richiesta per l'istituzione di un posto di polizia fisso al Policlinico riuniti. Al vertice hanno preso parte le forze dell'ordine, i vertici dell'ospedale, l'ASL e i sindacati. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio. Al Ministero degli Interni e alla Prefettura una sicurezza da parte delle forze dell'ordine fissa H24 7 giorni su 7, come già avviene in altri presidi d'Italia e in Puglia. La richiesta per l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso il Policlinico di Foggia è precisa e segue le ripetute aggressioni, 3 solo nell'ultima settimana, ai danni del personale sanitario della struttura, che hanno suscitato clamore, dissensi e polemiche. Oggi nuovo vertice in Prefettura con le forze dell'ordine, ASL, riuniti, ordini professionali e sindacati. Noi, come voi sapete, abbiamo un po' anticipato anche altre realtà, istituendo nella primavera scorsa la possibilità di un collegamento diretto con la nostra sala operativa e gli operatori sanitari. Alle accuse di mala sanità della sorella di Natascia Pugliese, morta durante un intervento chirurgico e che ha scatenato il raid notturno di violenza in cardiochirurgia, ieri ha risposto alla direzione generale del Policlinico, che ha lanciato l'allarme. I medici si dimettono, presto saremo costretti a chiudere pronto soccorso ed ospedale. La richiesta di un posto di polizia si somma al rafforzamento della vigilanza nei reparti dell'ospedale. Aumento della vigilanza e queste porte aperte sempre devono essere chiuse, perché dobbiamo lavorare in sicurezza, ma per offrire un servizio migliore a tutti gli utenti, questo è. Il nostro impegno, l'impegno della Prefettura, è massimo, andremo avanti così e siamo vicini chiaramente a tutti coloro i quali esercitano la professione sanitaria. E un'altra aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata nelle ultime ore in Puglia. L'episodio è accaduto la notte scorsa a Manduria, in provincia di Taranto, dove un autista, soccorritore del 118 e l'infermiere a bordo dell'ambulanza sarebbero stati picchiati da un uomo che stavano tentando di soccorrere. La notizia è riportata dai media locali. Un nuovo episodio che si aggiunge all'aggressione ad un medico urologo dell'ospedale di Casarano da parte di un paziente. Incidente stradale stamattina nelle campagne di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Un bracciante è morto e uno è ferito dopo essere stati travolti da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Il mezzo è stato trovato poco distante, abbandonato sul ciglio della strada. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, braccianti del Mali, erano a bordo di uno scooter quando sono stati travolti dall'auto. Per uno dei due braccianti non c'è stato nulla da fare. L'altro è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il Policlinico di Foggia. Sul posto gli agenti di polizia che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora incidenti mortali e di un morto e un ferito. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada che da Manduria nel Tarantino conduce a San Pancrazio Salentino nel Brindisino. La vittima è un uomo di 39 anni di Torre Santa Susanna, Alessandro Carella, che in sella a una moto di grossa cilindrata si è scontrato con un'auto. Il conducente della vettura, un 29enne di Manduria, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale di Francavilla Fontana, ma non corre pericolo. La polizia locale di Manduria ha compiuto i rilievi per accertare la dinamica e le responsabilità. Ed è arrivato anche a Bari il Firma Day contro l'autonomia differenziata. La giornata includi raccolta delle firme per chiedere il referendum, ha visto l'allestimento di un banchetto organizzato dalla UIL. Decine di persone in coda per dire no con una firma all'autonomia differenziata. Anche a Bari è arrivato il Firma Day, il giorno clou di raccolta delle sottoscrizioni per chiedere il referendum abrogativo della legge Calderoli, organizzato dai sindacati nelle principali città italiane. Nel cuore del capoluogo pugliese, il banchetto allestito dalla UIL è stato l'occasione per ribadire le ragioni del no. Noi abbiamo dei diritti consolidati che con questa legge verranno messi a repentaglio e ovviamente in particolar modo i nostri pensionati. Sarà difficile oggi curarsi, sarà molto difficile, forse impossibile curarsi domani, perché ovviamente le risorse verranno ridotte. Noi ci aspettiamo
che ci sia una responsabilità sociale dal punto di vista politico e non che si vada ad alimentare le differenze che già sono presenti. Sono già circa 1 milione le firme raccolte in tutta Italia, da nord a sud, e quindi è stata già raddoppiata la soglia delle 500.000 sottoscrizioni necessaria per chiedere il referendum che, secondo i programmi, potrebbe essere indetto nella primavera del 2025. Secondo il sindacato, l'obiettivo del quorum è alla portata. Io credo che l'obiettivo del quorum è alla portata, anzi supereremo secondo me il quorum, perché crediamo appunto che questo che sta accadendo in questi mesi verrà alimentato perché non si decide, e quando non si decide si acuiscono le differenze. Primo giorno di scuola per i ragazzi della scuola media Carducci di Bari, ospiti d'eccezione il sindaco Vito Leccese e l'assessore La Coppola. Primo suono della campanella per i ragazzi della scuola media Carducci di Bari con degli ospiti speciali. In occasione del primo giorno di scuola, infatti, il sindaco Vito Leccese e l'assessore alla conoscenza Vito La Coppola hanno salutato i bambini che quest'anno iniziano la scuola secondaria di primo grado. Durante l'incontro il sindaco ha incoraggiato gli studenti a dare il meglio di sé, sottolineando l'importanza dell'istruzione e della collaborazione tra scuola e istituzioni. La scuola è un'istituzione importantissima per la società e quindi merita tutto il nostro supporto, il nostro sostegno in termini di amministrazione. Siamo alle battute iniziali di questa amministrazione, con l'assessore Vito La Coppola stiamo monitorando e stiamo cercando di intervenire laddove c'è necessità di intervenire. Per ora abbiamo segnali positivi e incoraggianti. Obiettivo dell'amministrazione leccese sarà quello di rendere la scuola un luogo sempre più accogliente ed inclusivo. Questo deve essere l'obiettivo dell'amministrazione, del mio mandato, quello di poter rendere le aule dei nostri bambini sempre più accoglienti, affinché loro possano studiare in tranquillità e sotto il profilo strutturale in maniera sicura. Tanta emozione da parte dei ragazzi e delle loro famiglie, ma anche della dirigente scolastica, che ha sottolineato l'importanza di accompagnare questi ragazzi in un nuovo percorso di studi. Tutta la scuola Carducci si impegnerà sicuramente per dare ai ragazzi, agli studenti, alle studentesse tutte le opportunità di cui hanno bisogno, che consentirà loro di crescere. Primo giorno di scuola anche a Matera per il Turi, Morra e il Duni Levi. Vediamo. Da calendario scolastico regionale le lezioni nelle scuole lucane riprendono il 16 settembre, al netto di quegli istituti che hanno deciso di optare per il principio di autonomia, anticipando questa data. 3 è il numero massimo di giorni che è possibile richiedere, quindi quelle realtà che godono della settimana corta hanno cominciato oggi 11 settembre, altre con la settimana lunga lo potranno fare da domani 12. Al via oggi a Matera le lezioni per il Turi Morra, che da quest'anno, a seguito anche del generale calo di iscrizioni, ingloba 4 scuole, oltre alla professionale Morra, all'alberghiero Turi c'è il professionale Da Vinci e l'agrario Briganti. È primo giorno di scuola anche per il Duni Levi, i licei rispettivamente classico e artistico della città. Al Turi Morra una sfida complessa, quella di quest'anno, per via del nuovo accorpamento, ma lo staff della dirigente Gallipoli è pronto per affrontare al meglio la stagione. Partenza intanto con ingresso provvisorio non da via Dante ma da via Petrarca. Perché stanno rifacendo la passerella e non hanno fatto in tempo a completarla. Io auspico che questi lavori si possano concludere nel più breve tempo possibile, perché insomma avere un ingresso da qui non è proprio il massimo per una scuola così importante. Intanto i fondi pubblici che attendono la scuola sono lì a prospettare un futuro denso di positive novità. Abbiamo oltre 1 milione di euro da spendere in formazione sia per i ragazzi sia per i docenti, ma soprattutto per i ragazzi, con attività di mentoring per combattere la dispersione, per aiutare questi ragazzi a orientarsi, perché come sappiamo questo è un istituto professionale, il tasso di abbandono è alto. Squillo della campanella anche per il Duni Levi, in particolare il liceo classico Duni avrebbe dovuto abbandonare gli spazi messi a disposizione della regione per ritornare nella sede storica di Viale delle Nazioni Unite, dove sono pronte alcune nuove aule, ma i tempi non sono ancora maturi. Eravamo pronti per trasferirci con una parte delle nostre classi nel plesso storico di Viale delle Nazioni Unite, dobbiamo ancora attendere, perché per fortuna potranno cominciare i lavori di ristrutturazione della parte che ancora
ancora doveva essere oggetto di restauro proprio, e quindi la provincia, il presidente della provincia ha pensato che non fosse il caso di portare delle classi e portare il lavoro quotidiano delle classi in un cantiere. In ogni caso, dice la Di Franco, in Viale delle Nazioni Unite potremo allestire alcuni laboratori tipo web radio, web tv e laboratori musicali messi in piedi con il PNRR. E cambiamo argomento. A Bari tornano in primo piano le presunte inefficienze delle aziende partecipate dal Comune, AMTA, Bamiu e Multiservizi. L'opposizione chiede al sindaco leccese un cambio di passo. Sentiamo. A Bari le aziende partecipate dal Comune negli ultimi 20 anni sono state gestite in modo clientelare. Lo denuncia l'opposizione in consiglio chiedendo al sindaco Vito Leccese di cambiare marcia. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia chiedono dunque di rendere più meritocratico il sistema delle nomine di Amiu, Amtab e Multiservizi, aziende sulle quali in questi ultimi mesi si sono anche accesi i fari della commissione di accesso inviata nel capoluogo pugliese dal Ministero dell'Interno per chiarire eventuali legami fra politica e criminalità organizzata. Il management delle nostre aziende è stato scelto non per meriti o competenze, ma per esclusiva competenza, quella sì, politica. Noi non possiamo accettare che questo vada avanti. Noi chiediamo l'azzeramento delle partecipate e una revisione completa della individuazione dei manager pubblici che dovranno gestire aziende che per i baresi dovrebbero svolgere dei servizi assai importanti. Noi pretendiamo un cambio di passo per rispetto dei cittadini baresi, delle loro tasse e dei servizi che hanno il sacrosanto diritto di ottenere. Le aziende pubbliche non sono un serbatoio di voti, non devono essere un serbatoio elettorale, sono funzionari a prestare e rendere dei servizi alla città di Bari. L'opposizione chiede alla maggioranza di portare in aula un regolamento sulle nomine più rigido di quello presentato di recente e non passato al vaglio dei consiglieri. In alternativa chiede di sostituire i consigli di amministrazione con un amministratore unico, con l'obiettivo di rendere più efficiente una macchina che a suo dire non funziona. La nostra proposta è quella di rendere il regolamento che va in aula un po' più stringente. Ora ci sono solo piccole modifiche formali rispetto a quello che è accaduto sino a qualche mese fa. La seconda proposta è quella che se si può continuare sul modello pubblico di gestione delle aziende al 100%, a meno vengono messi amministratori unici al posto del CDA, piuttosto che vengono scelti dei manager che veramente abbiano competenze specifiche nelle singole materie. Il diritto allo studio nelle piccole università al centro di un convegno organizzato nella sede Unibas di Potenza. Vediamo. Un focus sul ruolo cruciale delle piccole università nel garantire l'accesso all'istruzione superiore e promuovere il diritto allo studio in contesti territoriali meno centrali. Si è discusso di questo durante un convegno che l'ARD sull'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata ha organizzato nella sede del Coming Center del Polo Universitario di Macchia Romana a Potenza. Sicuramente bisogna partire dalla qualità della didattica ma anche dei servizi. Non a caso noi come ARSU diamo tutta una serie di servizi. Molti non sanno che noi diamo il 100% di borse di studio a tutti gli aventi diritto e non si sa per esempio che più di un quinto degli studenti l'anno scorso dell'Unibas, cioè 1.300-1.400 persone, hanno ottenuto questa borsa di studio. Così come non si sa che abbiamo tanti posti letto a disposizione negli alloggi universitari e in questo senso mi preme dire che ci sono due bandi in corso sia per le borse di studio che per l'assegnazione di questi posti. L'appuntamento è stata l'occasione per esplorare le sfide affrontate dalle piccole università italiane nel garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Un'opportunità di confronto e riflessione con l'intervento di figure chiave provenienti dal mondo accademico, istituzionale e studentesco e per mettere in luce l'importanza di politiche mirate a sostenere gli studenti nelle realtà meno centrali. Per i piccoli atenei il fatto di poter disporre oggi in questa fase con il PNRR, con gli impegni del Ministero, di ingenti somme, di ingenti risorse economiche che non sono mai esistite, il momento è propizio per fare uno sviluppo. Con l'occasione è stato anche stipulato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza per il contrasto e la prevenzione degli illeciti in materia di diritto allo studio. Con questo protocollo d'intesa che noi stipuliamo oggi vogliamo essere partecipi di questa attività e reprimere gli illeciti dove vi siano. E si è conclusa con successo la prima edizione dell'Enea Experience Odyssey. L'evento ha fatto vibrare Ginosa tra cultura, emozioni e un impegno sociale.
Si è conclusa con entusiasmo e trionfo l'Enea Experience Odissei, la straordinaria iniziativa nata dal Magna Grecia Awards, che ha visto Ginosa al centro della scena culturale. Un evento che ha ospitato personalità di altissimo profilo provenienti dal mondo dell'economia, della letteratura, del teatro, del cinema, del giornalismo d'inchiesta, della magistratura, delle forze dell'ordine, dell'impresa e della politica italiana. Un evento che guarda al futuro, concepito da Vito Caggianelli e Fabio Salvatore, e che ha già gettato le fondamenta per un ritorno trionfale. La prossima edizione, ancora ospitata dal Comune di Ginosa, sarà infatti annunciata durante un esclusivo evento alla BIT di Milano dal 9 all'11 febbraio 2025. Abbiamo parlato quasi sempre di legalità, con accezioni e attori diversi. Stasera abbiamo degli attori importanti che ci raccontano, diciamo, la loro esperienza e la loro storia. Abbiamo anche pezzi importanti dello Stato, quindi questo non è una cosa per noi banale. E quindi stasera un po' faremo anche le conclusioni di questo festival, che è stato una bellissima esperienza per il nostro territorio, e io mi auguro di poterla ripetere, cioè nel senso, già oggi, già in questi giorni stiamo già lavorando per l'anno prossimo. Presenze record e spettacolo straordinario, in 11 giorni intensi più di 6.000 persone hanno animato la suggestiva Piazza Orologio, trasformata in un teatro a cielo aperto grazie alla regia e alla direzione artistica di Nicola Valenzano. Il lavoro Data Contact ha inaugurato una nuova sede a Lecce. Si tratta di un ritorno in Salento legato al lancio di nuove commesse nel mondo energia, in un settore in continua evoluzione. È stata inaugurata nella mattinata di martedì 10 settembre una nuova sede di Data Contact, società operativa dal 2001 nel settore contact center in outsourcing e ricerche di mercato nella città di Lecce. Si tratta di un ritorno in Salento legato al lancio di nuove commesse nel mondo energia, cui nel tempo potranno aggiungersene altre in ottica di consolidamento e valorizzazione delle risorse professionali presenti sul territorio. All'inaugurazione ha partecipato una delegazione della direzione dello staff aziendale proveniente dalle sedi di Matera e Bari. È un piacevole ritorno nella città di Lecce per Data Contact. Celebriamo l'apertura di un polo nella città di Lecce, con attività che cominciano con il committente dell'energia, e siamo sicuri che ci porteranno a crescere in questa bellissima città, che ci ha già dato tante soddisfazioni negli anni in cui abbiamo avuto una sede dedicata alle attività di vendita dal 2006 al 2010. Oggi ricominciamo, ripartiamo con nuova grinta, nuovo entusiasmo per riuscire a portare le competenze e la professionalità. Siamo qui insieme non solo ai colleghi di Lecce, ma con un gruppo che è partito da Matera e da Bari, con le risorse di staff, con anche rappresentanti delle altre commesse, proprio perché riteniamo che Lecce possa avere una sua centralità all'interno della crescita, delle traiettorie di sviluppo di Data Contact. Siamo sicuri che con il supporto di tutte le risorse di staff sarà possibile fare un percorso di crescita delle loro competenze, per consolidarle e per fare in modo che questo sito diventi sempre più grande, competente e possa portare delle nuove opportunità per il territorio e per l'azienda. Per noi è un ritorno piacevole, perché a Lecce abbiamo sempre lavorato bene con bei gruppi, e quindi anche questa volta abbiamo le stesse aspettative e le stesse prospettive di crescita. Una sfida nuova per noi, un nuovo inizio. Abbiamo, come dicevo, inserito un primo gruppo di operatrici e operatori che sono qui nella nuova sede di Lecce. Oggi abbiamo l'occasione per conoscerci tutti, per condividere questo nuovo ingresso e questo nuovo inizio. L'artista Guido Van Elten ha completato il grande murales nel porto di Bari. 16 silos, ognuno alto 32 metri, su cui ha impresso alcuni tratti distintivi della città. Vediamo. Un'opera mastodontica, la più grande a cielo aperto. Dopo 2 anni, l'artista australiano Guido Van Elten ha completato il murales sui silos del porto di Bari. Un capolavoro visivo senza precedenti, risultato di un attento studio delle tradizioni e della cultura barese, in cui l'artista si è immerso per assimilare al meglio i tratti distintivi della città. Sì, la ricerca compresa della fotografia che avevo fatto prima, per forse un giro di un anno, e poi l'azione di dipingere era
molto difficile perché la superficie, la situazione nel foto, il vento, il tempo, ci sono stati tanti problemi per me. Il murales fotorealistico è stato realizzato sulle pareti dei 16 silos del porto, ciascuno dei quali misura circa 32 metri d'altezza per un diametro di 8 metri. Il completamento dell'opera accompagna simbolicamente anche il passaggio di consegne tra l'ex presidente dell'autorità portuale, Ugo Patroni Griffi, che ha fortemente voluto il murale, e l'attuale commissario, l'ammiraglio Vincenzo Leone. Oggi ringraziamo un grande artista di avere compiuto un'opera e definito un'opera di straordinario valore, ma se non c'era qualcuno che pensava questa cosa che ho accanto, il professore Patroni Griffi, oggi non saremmo qui. Abbiamo scelto un artista di fama mondiale specializzato in silos, perché i silos hanno una complicanza, c'è la distorsione del cilindro e sono veramente, forse lui uno dei pochi, se non forse l'unico, che è in grado di compensare con metodi scientifici la distorsione del cilindro e permettere una visione dell'immagine da diversi angoli visuali, perché se no ti sposti non vedi niente. È un'opera iconica della città, diventa un landmark, di avere dove passano milioni di visitatori un luogo identitario anche nel racconto è sicuramente importante. I piatti di chef stellati saranno protagonisti a Lecce e a Scorrano della quarta edizione di Bros Land, iniziativa che dal 13 al 15 settembre proporrà cene di alto livello e dibattiti sulla cucina, un'altra occasione per attrarre turisti in Salento. Cucina e spettacolo di nuovo insieme per Bros Land, Visionary Food Talk, manifestazione alla quarta edizione che si svolgerà dal 13 al 15 settembre a Lecce e a Scorrano. In programma le dimostrazioni ai fornelli eseguite dagli chef stellati quali Paco Mendez, Franco Pepe e Davide Guidara. Ci saranno i loro pari grado pugliesi e giornalisti esperti di gastronomia. È una cosa bellissima, anche perché ci sono due cose principalmente che io amo nella vita, ed è lo spettacolo ed il palato, per cui siamo veramente orgogliosi di accogliere questa manifestazione che è bella, che con due persone veramente di spicco come sono i Bros, e anche con i loro ospiti che sono chef stellati noti in tutta la Puglia e comunque in tutta Italia. Appuntamento a venerdì alle 20 a Scorrano per la cena alla Bros Trattoria, poi sabato a Lecce nel Chiostro dei Teatini, dibattito e testimonianze con l'influencer Chiara Scelsi e col food reporter Mario Bolivar. In nottata l'after party al Parco delle Cave di Marcovito nel capoluogo salentino. Quindi ci saranno due cene che sono intorno a quello che è l'evento principale, che saranno i talk, che saranno ai Teatini, e quindi ci saranno degli chef che parleranno, faranno uno speech e diranno la loro sul mondo del food. È una grande possibilità per il territorio, ma soprattutto per noi e per tutta la nostra community di vivere degli chef e di vivere un ambiente di alto livello. Noi per crescere abbiamo bisogno di alto livello, io parlo di competenze. E domenica un'altra cena di alto livello. Oggi arriva un'iniziativa che pone la valorizzazione turistica legata alla valorizzazione gastronomica e abbiamo la fortuna di avere da noi delle straordinarie eccellenze, degli chef stellati che valorizzano il nostro territorio, la nostra identità e la nostra capacità di trasformare la materia prima del territorio in un piatto prelibato di rinomata eccellenza, e questo lo si fa confrontandosi sui temi enogastronomici, sulla valorizzazione turistica, ma anche sulle opportunità che possono avvenire da questo. Ci sono ormai tantissimi turisti che scelgono il territorio dove trascorrere le proprie vacanze anche in base a dei tour tra gli chef stellati, e noi abbiamo la fortuna di avere degli straordinari chef che riescono a valorizzare questo binomio. E a Bitonto è tutto pronto per la 19ª edizione del Traetta Opera Festival, una lunga galoppata musicale in programma dal 13 settembre al 10 ottobre. Bitonto torna a valorizzare il genius loci Tommaso Traetta, tra i massimi rappresentanti della cosiddetta scuola napoletana e operista che influenzò la riforma del melodramma del Settecento. E lo fa con la 19ª edizione del Traetta Opera Festival, diretto da Vito Clemente, e che quest'anno prende il titolo dall'ultimo periodo creativo del compositore, il Cavaliere Errante. Come sempre, il festival si declina in diverse proposte. C'è la proposta scientifica sia di carattere musicale che di carattere musicologico. Oltre all'aspetto strettamente scientifico, Traetta Opera Festival ha un
una missione di carattere divulgativa. Quindi abbiamo, con un'attenzione particolare alla contemporaneità, quindi tantissimi concerti con commissione di un brano nuovo dedicato a Traetta e poi le varie fasce dei nostri ragazzi. La lunga galoppata musicale, in programma dal 13 settembre al 10 novembre, è da sempre motivo di orgoglio per la cittadina in provincia di Bari e per tutta la regione Puglia. Oramai un appuntamento consolidato, un appuntamento che vede la città sicuramente attenta a questo evento, che coinvolge una serie di artisti di fama internazionale, un coinvolgimento pieno verso le giovani generazioni, verso le scuole. Traetta Opera Festival è appunto uno dei pilastri della programmazione culturale e musicale pugliese e sono molto felice di questo, perché la visione strategica del mio assessorato prevede proprio una grande attenzione alla valorizzazione, alla riscoperta dei grandi compositori pugliesi, di cui siamo molto orgogliosi. Ed era l'ultima notizia del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.